cittadinanza attiva, la possibilità di amministrazione condivisa e riflettere proprio sul volontariato verde. Quindi l'obiettivo sarà quello di lanciare messaggi per quanto riguarda l'importanza anche del volontariato? Sì, e anche quella di far vedere che una NC e le associazioni di volontariato possono effettivamente essere una risorsa e quindi poter essere coinvolte e essere anche un punto di riferimento per i vari territori. Questo, e alla base di questo c'è proprio la delegazione CESVOT. Esatto, che da tempo riunisce tutte le associazioni in questo momento iscritte al RUNS e che dà risposte sia dal punto di vista di consulenza per le start-up e la crescita di nuove associazioni, sia rispetto anche a collaborare su mettere in rete e progetti per il coinvolgimento dei giovani nel volontariato. Ecco, qua appunto stavamo parlando di giovani, soprattutto dell'approccio di giovani alle nuove tecnologie. Voi avete qualche programma anche riferito alla formazione dei giovani? Sì, il CESVOT impegna molte risorse sulla formazione, questo non tanto come delegazione di Empoli ma come CESVOT regionale, e nel sito è possibile vedere tutte le varie opportunità, sia dal punto di vista proprio delle nuove tecnologie e nuove risorse, come si può vedere nell'ambito del volantino che viene messo adesso in mostra, sia dal punto di vista dell'aiuto alla crescita delle persone e dei giovani rispetto anche al proprio futuro, rispetto ai piani di... È comunque alla base. Esatto. Tornando invece all'evento, che programmazione avrà? Quindi, come dicevo prima, la parte più istituzionale dei saluti, poi l'esposizione della ricerca sulla delegazione, sulla fotografia del terzo settore, soprattutto nel nostro territorio, e poi la possibilità della tavola rotonda con i risultati dei tre gruppi di lavoro presentati dai vari referenti. E tutto questo viene coordinato da Gabriele Pardo, che è il facilitatore, e ci ha permesso di utilizzare degli strumenti innovativi per facilitare la comunicazione. E poi ci sarà invece il momento anche di testimonianza dei volontari, la voce dei volontari giovani, tramite un intervento di Gaia Nanni, che è un'attrice di teatro e cinema, che prova a dare voce a questi giovani. A chi è aperto? Come possiamo comunque venire? Dobbiamo iscriversi eventualmente? È totalmente aperto e è libera la partecipazione al centro COP di Empoli, nella sezione COP Soci, ha una bellissima sala dove accoglieremo tutte le persone che sono interessate con noi a riflettere sul volontariato e sulle opportunità future. Benissimo, insomma, allora noi vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo per questo evento che si terrà domani pomeriggio e a presto, vi aspettiamo. Grazie ancora di averci dato questa opportunità, a presto. Grazie a lei, a presto e in bocca al lupo di nuovo. Ma a proposito di sfide del volontariato, adesso mi trasferisco nel salottino rosso per parlare invece di una meravigliosa fondazione che fa davvero rete sociale nel territorio fiorentino toscano, ma non solo, anche proprio nel territorio italiano, e sto parlando della Fondazione Tommasino Bacciotti. Di questo ne parliamo proprio con l'ideatore, nonché padre anche di Tommaso, Paolo Bacciotti. Ciao, buonasera. Benvenuto qua a Tadam, ma soprattutto a voi. Ben ritrovato. Grazie, certo. Ogni tanto vengo, quindi posso dire di casa. Sì, e noi siamo felici di averti qua. È sempre un piacere avere, insomma, ospiti di questo calibro anche qua a Tadà. Allora, è stata inaugurata qualche giorno fa un nuovo punto, appunto, informatore. Sì, è stata, dopo 2 anni di ristrutturazione, è stato inaugurato questo nuovo InfoPoint e soprattutto un centro multifunzionale per tutte le attività nostre della Fondazione. Ma prima di scoprire le attività riferite a questo InfoPoint, noi di RTV 38 eravamo presenti a questa inaugurazione, quindi vediamo il servizio e poi continuiamo a scoprire appunto di tutte le attività.
Un nuovo punto informazioni dove sarà possibile sapere di tutto e di più sulla Fondazione Tommasino Bacciotti, ma anche uno spazio che servirà come magazzino per beni e alimenti che vengono donati alle famiglie dei bambini pazienti oncologici ricoverati all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze e dove sarà possibile acquistare gadget della Fondazione. La nuova sede è stata aperta in via del Pratellino nel quartiere 2 in uno spazio concesso dall'amministrazione comunale. È un giorno importante per la Fondazione Tommasino Bacciotti, sempre quando si parla di inaugurazione è importante. È una realtà importante, conosciutissima in tutta Firenze, non soltanto in questo quartiere, per il bene che fa. Bello averla qua nel quartiere 2, è bello che ci sia questo spazio.